Ciao, bentornato oggi sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1 con notizie come: Sabrina Scampini è una stimata giornalista e presentatrice di tante trasmissioni su Mediaset, ma di che cosa ha sofferto esattamente? Ecco tutti i dettagli su ciò che le è accaduto. Sabrina Scampini, attualmente, insieme a Francesco Facchinetti e Gibba è al timone di Zona Bianca, programma radiofonico che va in onda su Radio 105. Sabrina Scampini, Political 24 fonte, Instagram Scampini Sabrina. Di recente la conduttrice ha postato sulla sua pagina Instagram, seguita da più di 53.000 persone, un simpatico scatto in cui alle sue spalle c'è un cartellone pubblicitario dello show con lei e il cantante suo collega ai microfoni. Ma quali problemi di salute ha avuto? Sabrina Scampini, ecco come l'ha scoperto. Sabrina Scampini è nota principalmente come l'ex conduttrice di Quarto Grado, ma in precedenza ha collaborato anche con Verissimo, Studio Aperto e Tempi Moderni. Nel 2009 è diventata autrice di Pomeriggio 5 su Video News. Dal 2012 è stata alla guida, insieme a Alessio Vinci, del nuovo contenitore domenicale di Video News, Domenica Live. Nel 2014, invece, dopo aver lasciato Quarto Grado è passata a Con 24 per presentare Correzioni, una rubrica che si occupa di attualità politica. Tra il 2018 e il 2019 è tornata alla trasmissione di Rete 4 che le aveva dato fama, ma in veste di opinionista. A protrarre la sua momentanea assenza dagli schermi, prima di riprendere 3 anni fa, è stato un grave problema di salute di cui la donna ha voluto parlare una volta risolto tutto. Ecco che cosa ha detto esattamente. Le sue condizioni oggi. Sabrina Scampini ha voluto condividere con i telespettatori ciò che le era successo mentre era ospite, come opinionista di Quarto Grado. Era il 2018 quando ha parlato della sua malattia raccontando che l'anno prima aveva scoperto di avere un tumore. La conduttrice aveva aggiunto che negli ultimi mesi molti telespettatori le avevano chiesto se avesse problemi di salute. Molte persone infatti si erano accorte che la sua magnifica e folta coda era diventata spennacchiata. Qualcuno l'aveva anche presa in giro, non sapendo che cosa avesse esattamente. A ogni modo, dopo la scoperta si era dovuta operare e, in seguito, affrontare anche dei cicli di chemioterapia. La giornalista aveva sottolineato che era guarita e che ce l'aveva fatta perché era intervenuta in tempo, facendo degli esami di routine. Aveva dunque invitato tutti a fare prevenzione, consigliando di fare gli esami anche se non c'erano casi in famiglia. Le sue amiche, dopo la sua esperienza, hanno effettuato dei controlli, forse è per questo che ha deciso di parlarne pubblicamente. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Yeah.